Namaste, sono Ace Brave e bentornati ad un altro episodio di XCOM Files. Siamo qua e stiamo per andare in quel del a Windhoek, che non, sinceramente non so neanche cosa sia. Tanzania? Boh, non so cosa ci sia qua sotto, comunque c'è il Sudafrica abbastanza vicino. E andiamo nella zona del sud dell'Africa con il Blue Falcon equipaggiato per andare a fare questa missione, che è una missione di evasione, culto dell'apocalisse, un'improvvisa e inesplicabile esplosione di violenza è avvenuta in un complesso penitenziario. Dopo che i detenuti hanno preso il controllo della struttura è stato circondato dalla polizia, il personale in fuga ha riferito che una sorta di culto è stato coinvolto nell'incidente, quindi è nostro compito ripristinare l'ordine. Il nemico è armato solo di tutto ciò che potrebbe recuperare dalla sicurezza, ma ha un vantaggio numerico significativo, quindi sarà una missione con un casino di gente probabilmente. Abbiamo anche una mutilazione di bestie qua vicino, quindi questa la facciamo fare al Red Eagle. Il Red Eagle che in questo momento è semi vuoto, quindi vediamo pure di fare un cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voi direi che vi armate di tutta bioexo. Tu e tu. Tu metti quella con lo scudo. Così tu metti la bioexo e vi mando a fare questa missione semplicissima, si spera, con tutto quello che vi serve. Mettiamo anche un paio di rose fulminee su, che non si sa mai. Quindi il Red Eagle lo mandiamo qua in quel della Madonna, sto facendo la figura, se Varsavia qua, questa è la Polonia, quindi immagino che qua sia Lettonia, Lituania eccetera, magari questa è la Russia bianca, se esiste ancora, non so neanche se esiste, sto facendo le figuracce, ma va benissimo così. Abbiamo l'acquisto del lanciafiamme. Il lanciafiamme infligge un alto danno incendiario e ignora gli ostacoli bassi, ma ha un raggio limitato 9. Qua come potete vedere il bruciatore agricolo aveva raggio 6, quindi è decisamente meglio, ma soprattutto questo per un costo di 35, che è un po' di possiamo sparare solo due volte e muoverci, però spara 8 volte ogni volta. Quindi niente male, lo acquisteremo molto volentieri. E qua continuiamo con le nostre armi in più. Andiamo avanti con il lanciarazzi. Andiamo con il lanciarazzi. Quindi possiamo acquistarlo. Vediamo pure di acquistarne. Come funziona il lanciafiamme? C'ha la tanica del lanciafiamme che abbiamo già. Quindi ne acquistiamo uno per stazione. Uno è qui, giusto? No, qua c'ho gli ingegneri. Informazioni base, trasferimenti. Ok, quindi qua va acquistato il lanciafiamme. Lancia fiamme, che mi avete detto che è ancora un'ottima cosa, quindi tiriamo su uno qua. Qui dovrebbe essere in arrivo, perché qua stiamo ricercando le armi. Sì, uno lo compriamo qui, lancia fiamme. Ah, ho premuto ESC, non dovevo premere ESC. Lancia fiamme, quindi il bruciatore agricolo possiamo metterlo via, e anche la pistola segnalatrice a sto punto, perfetto. E acquistiamo anche qua un lanciafiamme, e qua lasciamo ancora vuoto, anche se si sta cominciando a riempire. Abbiamo l'hangar e i magazzini generali che stanno arrivando. Sto pensando se mettere dei quartieri abitativi anche qua, ma non abbiamo i soldi adesso per potercelo permettere. Arriverà prima la missione là sopra, quindi aspettiamo pure di fare quella anche di notte, va bene lo stesso. Ci prepariamo con il nostro equipaggiamento non letale, che devo ancora farlo, quindi a questo punto facciamo così. Tu metti questo, 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 questo e questo, e questo lo possiamo salvare come non letale. Ok, e a voi metto la stessa cosa, però visto che non ho altre armi per stordire, non ho niente da stordimento, neanche il ho questi che fanno da stordimento, le granate flash, le incendiarie, le fumogene. Mettiamo i fumogeni, facciamo così, mettiamo un paio di fumogeni. Tu ti metti questo, tu ti metti questo. Sì, è un po' esagerata la cosa, ma facciamo lo stesso, non si sa mai. Tu non puoi tenere questo, quindi a sto punto tu tieni le granate, la granata flashbang, e tu tieni Nico Belli che si prende la, no, la mina antiuomo, forse un po' esagerato, la mina antiuomo, la fumogena.
Tu prendi l'altro fumogeno. E anche Patruzzo si prende un altro fumogeno e tu sei a posto. Vediamo pure che cosa ci capita. E notte, tra l'altro, che effettivamente non è una condizione migliore. Anzi, qualcuno mi sa che deve venire giù. Uno di voi deve venire qua, mettere giù questa e prendere una torcia. Se no non vediamo una ceppa. Grazie. Ok, tu vieni di qua e mi lanci questa. Beh, vabbè, me l'ha lanciata sotto i piedi. Tu vieni giù di qua. Hanno sistemato un po' lo scudo, che è un po' più piccolo. Ottimo. Tu vieni avanti da questa parte, tu vieni di qua e tu vieni di qua. Intanto facciamo una cosa. Ne ho visto uno. Ok, quindi questo va colpito. Non sui piedi, magari. Vabbè, si avvicinerà comunque. Ottimo, facile facile, tra l'altro usando gli scudi, quindi perfetto. Un po' di esperienza per tutti, torniamo a casa con poca roba, il caso è chiuso, vediamo pure di andare avanti, abbiamo ancora sempre i caricatori che ci mancano. E sono arrivati 10 ingegneri qua, quindi qua possiamo andare avanti a produrre le galliene con altra ge gente in più, stiamo guadagnando di più o di meno? Ah, 3 milioni, 3 milioni e qua diventa 3 milioni e 3. Buono, abbiamo i quartieri abitativi che stanno arrivando per rimpiazzare questi, l'officina, dovrei ricercare l'officina di livello successivo, tra l'altro, quella grande. Aspettiamo che venga giorno, così possiamo mandare loro qua a fare questa missione importante. Prima volta che la faccio, questo tipo di missione. Andiamo. Perfetto. Allora, tu vai bene così, adesso vedo di equipaggiare tutti. Ok, siamo pronti, siamo ben equipaggiati con un sacco di mitragliatrici, vediamo che cosa ci aspetta, perché non so esattamente cosa mi si parerà davanti. Allora, questo è l'est. Ok, cos'è questo? Culto dell'Apocalisse, ha un coltello in mano. Ah, sono tutte le sotto cose, tutti sotto come i luchadores, quella roba lì. Tu puoi sparare a questo? Più o meno. Però mi dà la possibilità di vedere anche un altro che è qua. Ok, questo è un luchador che ha una katana in mano. E quest'altro che è qua. Ok. Una donna con un coltello. Probabilmente sono tantissimi. Ok, sì, ce ne sono tanti. C'è un'altra anche qua. Qua di fondo c'è uno di Exalt. No, non è di Exalt perché sennò mi avrebbe mostrato. E qua c'è lei. Ok, probabilmente le cattureremo tanti se si arrendono. Ma intanto vediamo di far così. Fuori uno. Sarà una bella missione di allenamento, mi sa. Ah, c'è uno da là sopra che mi spara. Ok, allora Sakura puoi venire qua e far tutto il giro. No, Sakura vieni dietro l'angolo. Vedi quello che sta qua sopra, sì. Ottimo. Un
Uccellina di fuoco, ma uccellina di fuoco con questo. Però non hai tempo, hai tempo insufficiente. Ok, avanti. Che esseri strani che ci sono. Ok, allora c'è un ferito che è ovviamente lei. È ovviamente. Dicevo, ovviamente Sakura, scusate, ho dovuto starnutire fortissimo. Allora, Sakura vai contro questo. Ci sono anche i bodybuilder. E questa è tipo una donna delle caverne? Che ha decisamente poca energia. Allora, tu vieni a curare Sakura immediatamente. 5 ferite, wow. Sakura come sta adesso? C'ha ancora una ferita e ha 31 di energia. Ok. Allora, tu perché vedi qualcosa? Perché vedi quello? Ok, finalmente lo abbiamo sconfitto. Cos'è questa cosa? Ci sono i romani. Ci sono i romani, Madonna, c'è cioè, di tutto e di più. Allora, tu hai fatto il tuo colpo e puoi farne ancora uno. O qua, o qua, o qua, o qua, o qua, o qua. E a questo punto vai con questo. Mancato. Tu vieni qua. Giù. E fai. Questo? Un'altra donna delle caverne. Questo deve essere il bodybuilder maschio. Ottimo. Ottimo. Brava Marina. Mikus hai 7%, 19%, 14%. Andiamo col 19%. Mancatissimo tutto. Tu potresti venire qua. Ce l'abbiamo fatta finalmente. Tu vieni qua. Ok, c'è un altro uomo qua. Doppia uccisione. Tripla uccisione. Ottimo, tripla uccisione per noi. Abbiamo mosso tutti? Abbiamo mosso praticamente tutti. Allora, tu torni qua. Sakura, hai fatto il tuo. Perché non ho usato te per curarla? Puoi andare tu a curare. Scusate, perché tu riesci a vedere un nemico? Ah, perché vedi questo qua in fondo, ok. Va bene, altro turno? Non dovrebbe essere troppo difficile comunque come missione, si spera. Vediamo quanti sono. I turni non durano tantissimo di movimento nascosto, però. Infatti, è già finito. Ottimo. Allora, continuiamo con te che cominci, che c'hai una bella cosa, sono tutti fuori. Questo? Col cappello. Allora, tu becchi questo. Ottimo, due uccisioni con un colpo va sempre bene. Tu vieni fuori di uno, giù. Vai contro questo. Vai contro questo. Vai contro questo, no. Sakura fa il giro. Cucù. Ce ne sono ancora due. C'è uno che è una donna delle caverne e uno che è un forse un uomo delle caverne. Comunque Sakura conviene che stai qua. Tu
Tu vieni da questa parte e mi spari questo qua. Ah, l'ho mancato di pochissimo. Tu hai uno sparo su uno di quelli che sta al piano di sopra? Non è ancora il momento per andare al piano di sopra, mi sa. Ah, ci sei tu in mezzo. Quindi Marina, spostati qua. Ottimo. Mikus, vieni qua. Abbiamo fatto già un po' di piazza pulita. Altri che possono fare qualcosa? C'è Sakura, c'è il nostro personaggio che cura, e ci sei tu che puoi venire qua fuori e beccare un po' di questi qua sopra. Basta, tutto lì. Vabbè, prossimo turno. Ok, quarto turno. Allora, abbiamo tu che hai un po' di incisione diretta davanti a te, mi sa. Triplo incisione. Ottimo. 4. 5. 6 incisioni. Adam fa 6 incisioni così come niente. Tu ricarica. Gli spari a questo? Vabbè, ci ho provato a incendiare qualcosa, ma ho beccato il terreno. Tu vieni di qua. Controlla che non ci sia gente dietro le macchine. C'è uno qua che ha una katana. Che non conviene che gli stia vicino. Quindi tu vieni qua. E restaci. Poi. Tu Marina. Vieni un po' più in qua. Questo qua sopra, che è mezzo morto. Adesso è tutto morto. Tu vieni qua davanti. Ah, vedevo quello dalla finestra. A questo punto stai qua. Tu vieni qua. Ho provato a bucare il muro, ma niente. E ci manca solo Ermenegardo che viene qua. Non c'è linea di fuoco da lì, ma se vieni qua. Ottimo. Attraverso le finestre vi colpisco. Chi vuole un po' di decisioni? Cos'è questo? Un motociclista, cos'è? Chi vuole un po' di decisioni? Tre uccisioni. Chi è che non sta bene? Ah, Mikus. Mikus non sta proprio benissimo. Continuiamo, dai. Se uscite tutti dalla porta. Se uscite tutti dalla porta proprio non vi conviene. Allora tu vieni qua. Vieni a curare lui. No, chi è che sta male? Ah, tu stai male, cacchio. Robeus sta male. Allora tu, Marina, tira fuori questo. Vai da Robeus. E 1, 2, 3. Perfetto. Con quel che ti rimane non puoi fare niente. Tu puoi fare qualcosa da qua.
attimo. Ne vediamo 4. Uno è qua sopra, due sono là sopra in realtà. Ok, sono tutti dentro l'edificio, mi sa. Sì, perché la mappa ci mostra solo il parcheggio con quell'edificio in centro. Vabbè, io ci provo, eh. E me ne guardo, vieni qua. Nessuno fa un tiro di reazione? Sì! Au! Sì, mi sa che lasceremo quello col fucile stare lì a aspettare di beccare. Addirittura! Mi ha catturato uno. Ok, siamo di nuovo con due feriti sto giro. No, tu ricarichi. Tu fai un passettino indietro. 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 No, chi è che non sta bene? Mikus va bene. Tu vai bene. Robeus deve essere curato. Quindi tu vieni qua. Robeus a posto. Marina deve essere curata. Deve essere curato anche il Menegardo? No. Allora manca solo Marina? Sì. Ottimo. Tu vai giù. Spara a questo. Spara a questi. Spara a questi. No. Tu. Tu che hai il fucilazzo. Giù e spara a questi. Perfetto. Tu che hai il fucile, vieni giù di qua. Ok, adesso cominciamo a vedere tutti quelli sopra. Quindi tu vieni qua fuori e spara a questo. Ottimo. Ho bucato finalmente il muro. E tu vieni qua. È un'uccisione da qua. Fuori non c'è più nessuno. Bene. Ce n'è uno qua sopra. Uno là, uno là, uno là, uno là. Sono tutti dentro. Però ce ne sono ancora tanti, eh. Riuscirò a entrare prima o poi con una di queste. Cominciano a uscire da dietro, maledetti. Escono dalle fottute pareti. Vengono fuori dalle fottute pareti. Ok. Mikus ha sostenuto diversi danni. Lo spostiamo un attimo da qua. Perché adesso tocca a te. Fare piazza pulita. Tutti i becchi. Questo. Ottimo. Ne vedo ancora uno, due e tre. Che qualcuno comunque li deve vedere. Tu, ad esempio. Centouno e l'ho mancato. Marina, mi fai tu da esterna? Ottimo. Ok,
Perfetto, e tu vieni qua. Ne vedi ancora tre, di cui uno è... Ah, un altro di questi. Cane che fa tutto il giro. Tu vieni un po' fuori dalle scatole. Tu resti qua dietro a farmi da spotter. Questo è davanti alla porta, dai. Non l'ho preso. Tempestato in escandescenza. Diavolo rosa. Quindi ci sono i diavoli rosa, i tempestati, che probabilmente sono quelli di tempesta, quelli che si fanno di tempesta, i drogati. I diavoli rosa, che sono tipo le donne sui side girl, una roba del genere. Probabilmente quella è una tempestata. Urca, c'è tutta sta gente qua ancora. Non è più munizione e tu puoi andare qua dentro. Marina, ritorna un attimo alla base. Oppure puoi provare a vedere qua se c'è qualcosa. Coltelli da lancio, dai, prova lì anche tu il prossimo turno. Cadavere, cadavere. Avanti. Tempestato. Vediamo che cla... Motorizzato. Ok, quindi questi sono i quelli che hanno distante. Classi strane sono. Cavernicolo, ok. Cavernicola. Spero che si arrendano in tanti. Ok, adesso ho disintegrato anche la porta. Tu vieni pure qua davanti, tu torna indietro. Ho visto qualcuno. Ah, è il piano di sopra. E anche tu hai finito i colpi però. Prova a prendere qua. Un SMG Scorpion. Un po' di gente. Addio. Ma un be non beccato, non bene. Tu vieni qua, senza distruggerti. Devo muovere solo il Chris Jericho da qua fuori. Ok. C'è ancora qualcuno?
Un luciadoro, ok. Addirittura due feriti sto giro. Di nuovo Adam e addirittura Reol che è qua fuori. Alla fine ce l'ho fatta. Questo deve essere un distante. Ah, tu vieni qua fuori. Il cane dov'è? Il cane è qua. Perfetto, ce n'è ancora uno al piano di sopra. Per arrivarci a fare tutto il giro. Ottimo, tu. Vabbè, una ferita. Puoi fare una bella corsa fin qua intanto. E puoi farti curare anche da Marina. Abbiamo cure? No. A questo punto tu prendi il pungolo. Così con il pungolo elettrico riesci a fare un po' di danno per stordire. C'è ancora quella. Basta e avanza. C'è ancora qualcuno qua sotto? Non credo, c'è l'ufficio, ma credo siamo finiti tutti. E tu resta pure qua dietro. Ah, sono davanti proprio all'uscita, maledizione. Sono tutti qua sopra. Allora, prendiamo Adam e lo portiamo qua su. Ci sono... Quanti piani ci sono? Beh dai, tre piani. Però per arrivare di qua devo fare tutto il giro. Poi c'è un piano di sopra che devo capire come è fatto. No, Sakura viene direttamente qua. Energia insufficiente. Tu vieni qua. Tu ricarichi e vieni qua. E Marina vieni qua in cima. Vieni su anche tu. E tu finisci il giro qua? Ah, c'era qualcuno. Ok, prossimo turno. Abbiamo di nuovo un ferito, questa volta qua fuori. Dove mi hai sparato? Da qua sopra, maledetto. To. Bravo Reol. In testa, tra l'altro, l'ha sparato. È finito proprio l'ultimo colpo. Dov'è il cane? Dov'è il mio cane? Grazie. No, c'è uno del culto dell'Apocalisse qua e questo c'ha un cacciavite in mano.
attimo. Tu fai il giro di qua. Tu vieni di qua. Tu fai il giro. Riesci a fare il giro di qua? Sì. Ne ho ucciso uno e non ferito l'altro, però. C'è uno anche qua sotto. Di cui mi ero scordato. E quindi sai cosa ti faccio? Ti sparo in faccia con questo. Abbiamo finito il turno. Sì. Sarete finiti, no? Qua ci sono i bagni, ok? Questa stanza qua? Inaccessibile. Qua c'è ancora questo. Che è per te, Marina, se ci arrivi. No, sei ancora un po' troppo. Ci stai muovendo un po' troppo ancora. Qua ci sono le celle. Ah, perché c'è lui in mezzo, ecco perché. Preso. Dov'è il cane? Dov'è il cane? Dov'è il cane? Qua. Ci sono anche i centauri. Più. Ok, dai che c'è ancora qualcuno. Tu non puoi fare niente da qua, quindi a questo punto vieni qua e recupera un'arma. Un tonfa ti faccio recuperare. Vado in giro con un tonfa. C'è ancora qualcuno nelle celle? Sì. Come faccio a raggiungere? Ah, devo fare tutto il giro per arrivarli. Oh, ce l'abbiamo fatta. 77 nemici uccisi, 2 catturati, 20 arresi. Mamma mia, 99 persone anche sto giro, 835 in totale. E siamo ad esemplare. Mira più 6 per Robeus, Adam Lesmind e Marina. Più 3 per Ermenegardo e Mikus, molto bene. Un po' di reazioni anche per loro. Salute, forza, melee per Sakura e per Ermenegardo. Non male, non male. Recuperiamo tutta sta roba qua. Quindi... il cappio l'abbiamo già ricercato, no? No, sembrerebbe di no. O sì. Devo cliccarlo col control? Col tasto destro? Con lo shift? Con alt? Però il piede di porco sono sicuro. Il maglio è nuovo. Ok, allora il cappio lo vendiamo. Il maglio ne teniamo uno. La sciabola l'abbiamo già ricercata, giusto? Quindi diamo via anche la sciabola, taser, beretta, uzi, fucile, vabbè, tutta roba, eh. E poi abbiamo 2 cavernicoli maschi, 2 femmine, 2 centauri, 8 tempestati, 3 luciador,
tre motorizzati, diavolo rosa distante, manca il motorizzato, il centauro, no, abbiamo il centauro, cavernico ce l'abbiamo, diavoli rosa, c'era qualcosa che mi sfugge, mi sa, no, il distante sono forse i pistoleri, quelli che sembrano col cappello da cowboy. Vabbè, torniamo a casa con un bel po' di roba. Punteggio bello alto. A casa. Questi andranno tutti trasferiti al dume. Abbiamo nessuno spazio per la prigione. No, abbiamo già finito. E a questo punto teniamole uno per ciascuno, perché devo ancora finire di fare la base. Così dovrei portarne almeno uno ciascuno. Sì. C'ho ancora posto per 7. Proviamo a trasferirlo a Uluru. C'è posto a Uluru? No. C'è posto a Agdi? No. E vabbè, il resto lo mandiamo via allora. Tra l'altro il Tecnomade, no, un po' di gente lo posso... Ah, sono i Tempestati che sono tanti. Teniamo internamente uno per ciascuno almeno. E teniamo un Tempestato in più. Il motorizzato vale 0? No, vale 700, ok. Questo vale 4000. Un Luciador, però il Luciador posso anche mandarli via. Questi valgono 2000, dai, facciamo così. Abbiamo bisogno di mitragliatrice UAC e quelle al tritanio, quindi andiamo pure ad acquistare subito queste, questi qua, che ne abbiamo usati un po'. E la bandoliera al tritanio non posso ancora comprarla, quindi vedremo di arrivarci a breve. Bella missione. Sito atterraggio attaccato a casa. In quel della Germania, nella Baviera. Quindi facciamo ritornare a casa velocemente questa. Abbiamo una missione preparata, pronta per questi. Solo che abbiamo un sacco di feriti. Quindi intanto vediamo chi può andare in missione. Chris Jericho, Ermengarde, Blocco, Alessandro Sforza, Ron, Ryan, Tommaso e Julius. E DP non può, quindi solo questi. Va bene. Vediamo di armarci allora. Ci armiamo con tritanio. Proviamo ad andare col tritanio con lo scudo, almeno i primi due. E gli altri li mettiamo quello normale. E tu vieni come drone medico. Come armamenti sto pensando se portare qualcosa in più. Però direi che siamo abbastanza a posto, quindi niente, andiamo con questo equipaggiamento qua. Salviamo un attimo prima della missione, così evitiamo spiacevoli inconvenienti e proviamo ad andare. Abbiamo bisogno di 5 ore di rifornimento. Ah, è già andato via il Blue Falcon, però non ce la poteva fare, quindi niente, andiamo avanti. È arrivata questa roba al dume. Quindi andiamo pure a ricercare, tiriamo via il lanciarazzi, cioè mettiamo il lanciarazzi a 2 e cominciamo a mettere un po' di questi. Andiamo con il distante. Quanto ci mette a ricercarli? Ah, poco. Analisi combattimento distante, subcultura distanti e poi abbiamo un paio di dossier eventualmente in più. Tra l'altro non avevo fatto vedere, credo sotto nemici alleati, ah sì, avevo già mostrato. Allora andiamo pure avanti. Acquisto lanciarazzi, alla fine è stato molto breve. Lanciarazzi che ha la possibilità di avere un danno concussivo da 94, un danno concussivo da 125 e un danno incendiario da 90. Non male, solo che non è che ne usi tantissimo. Forse è meglio di questo. Sì, sicuramente è meglio di questo, però è difficile da trasportare in giro. È molto difficile da trasportare in giro. Potremmo utilizzarlo eventualmente come sostituto. E lì è eccellente. Facciamo che mettiamo gli altri due qua, che facciano un po' il loro lavoro.
Lanciarazzi, raggio piccolo, eccetera. Magari ne compriamo uno per base. A Nuova Berlin hanno fatto questo, perfetto. Allora, lanciarazzi. Uno, e prendiamo un po' di razzi piccoli, medi e grandi. In realtà no, incendiari facciamo così e così. No, facciamo 5. Facciamo 5-5-5, dai, 5-5-5. Acquista. Lanciarazzi 5 5 5. Acquista, andiamo a lanciarazzi anche qua. Ok, e acquistiamo lanciarazzi anche qua. Tra l'altro ne avevo qualcuno messo da parte già, quindi possiamo fare solo due. Perfetto. Sono arrivati i lanciafiamme, ottimo. Sono arrivati i caricatori, ottimo. È arrivato. Lanciafulmini. Quest'arma un po' sgangherata emette scariche elettriche mortali come un normale fulmine. Causano gravi ustioni e shock. Se il bersaglio sopravvive, è probabile che venga reso incosciente. Tuttavia, la sua potenza scende rapidamente a distanze superiori a 12. Il lanciafulmine è alimentato da una batteria cyberweb. Ok, quindi non sappiamo ancora cosa spara. Però direi. Mi sa che le abbiamo fatte tutte e due, perché vedo solo lo ionizzatore. No, blaster a ioni e ionizzatore. Ricerchiamo anche la batteria del cyberweb che ci servirà. Abbiamo il generatore psionico del loto nero tra poco. Abbiamo il distante fatto, ok. Subcultura distanti. Questo è John. No, vabbè, non so esattamente cosa sia. Sembra quello di Stephen King, della Torre Nera. Chiamandosi orgogliosamente rifugiati dalla modernità, i distanti credono nella futilità della civiltà umana di fronte a varie minacce. Progettano di creare un'alternativa basata non sulla città, in quanto possono essere facilmente distrutte, ma su piccole comunità nascoste. Parlano molto della guerriglia, ma molti non si definiscono soldati. In realtà tutti sono d'accordo sul fatto che la civiltà è condannata e che sarebbe meglio che si trovasse altrove quando succederà. Rubano tutte le risorse che possono e lo... puntini puntini. Quindi abbiamo la seconda subcultura. Possiamo probabilmente vedere anche Harry Garrison, è uno scienziato, un uomo del Sud America noto per sperimentare sulla specie di zombie. Era coinvolto nel rapimento di persone e zombificandole per mantenere la sua popolazione di soggetti di prova. Durante il suo arresto, un incidente violento si è verificato nel laboratorio, uccidendo lui e 5 agenti del consiglio. In una grande esplosione. Racconti dei testimoni attestano che gli zombie non hanno attaccato Henry e sembravano obbedirgli. Il suo diario parla di un metodo rivoluzionario per controllare tali esseri, ma i dettagli sembrano incomprensibili. Presunto morto. Buona sapersi. Vediamo pure di mettere questo a 5 e andiamo con i diavoli rosa. Usare il guanto della fiamma, perfetto, così possiamo riciclare anche quello. E qua andiamo avanti con. Cannone d'assalto. Andiamo con la strategia generale che dobbiamo ancora farla. Abbiamo finito l'hangar. Perfetto, questa sta diventando una bella base. Qua sono arrivati tutti i lanciarazzi. Molto bene. Generatore psionico del loto nero. Questo strano dispositivo è stato installato all'interno della statua Avatar della base principale del loto nero. Il suo scopo è quello di ricevere e amplificare le onde psioniche provenienti da qualche luogo nello spazio esterno e consentire il possesso degli umani da parte della dea del culto. Anche se non possiamo dire di aver compreso veramente i suoi principi di funzionamento, possiamo teoricamente usarlo per individuare tali fronti di onda psionici. Se riusciremo a farlo, questo effettivamente disabiliterà il Loto Nero come organizzazione, dal momento che non appena saranno in grado di contattare la loro padrona, ne verremo a conoscenza immediatamente. Quindi questo mi dà la possibilità di terminare il Loto Nero, che sarà il nostro prossimo obiettivo. Ciao ciao Loto Nero, è stato bello. Addio. Ricerca abbastanza veloce, però porta all'Asuka 4000 e al clan assassino. L'Asuka, Asuka. Asuka. Costruzione infermeria, Odoluru. Ottimo, così si curano più in fretta. Ho provato a metterne una lì. I diavoli rosa. Diavoli rosa. Belle l'immagine. Questo gruppo segue una cultura incentrata sull'occultismo e sulla moda. Elogiare Lucifero, avere un bell'aspetto. La religione non ha molti membri, ma spesso prendono parte a vari rituali, dal frantumare finestre per Satana a orge davvero interessanti. Inoltre sono spesso drogati, quindi fai attenzione.
Non conosciamo esattamente i principi della loro fede perché praticamente ogni membro ha la propria versione. Tuttavia credono negli esseri demoniaci e intendono reincarnarsi in quanto tali. Qualcosa sembra essere un po' strano in loro. Giusto un po'? E abbiamo Gabriel de Bonfader Nadeau, medico, col punto di domanda. Bonfader? Non c'era qualcuno di voi che voleva chiamarsi Bonfader, tra l'altro? Magari un personaggio che conoscete, me ne potete parlare nei commenti. Affiliazione nessuna. Conosciuto anche come Mister Scheletrico. In alcuni ambienti, The Bonefather è una figura illusoria responsabile di diverse operazioni illegali che culminano con la rimozione delle ossa delle sue vittime, in alcuni casi intere strutture scheletriche. Non si sa che cosa succeda alle ossa che raccoglie. Le poche prove che abbiamo suggeriscono che lui le raccolga per un rituale di uno scopo sconosciuto. Notifica Interpol. Perfetto, continuiamo con queste cose qua, andiamo con i motorizzati. Tra l'altro, in questa maniera io dovrei riuscire ad andare sull'Ufopedia e adesso sotto amici alleati vedere il Diavoli Rosa, che hanno 5555, danno un soffocamento abbastanza semplice. I distanti sono questi. Quindi c'è questa versione e poi c'è la versione. O forse quelli sono un'altra razza, diciamo. Ottimo, andiamo pure avanti allora. La dimensione X si avvicina a Seattle. Questa deve essere una missione tosta che affronteremo a sto punto nel prossimo episodio. Punto di trasferimento della dimensione X. Abbiamo localizzato uno squarcio nel velo tra la nostra Terra e la dimensione X. Dovremmo esplorare questo mondo inesplorato e, se tutto va bene, costruire un nuovo posto lì. Viaggiare dall'altra parte richiede probabilmente protezione ambientale. Aspettatevi stranezze. Ok, per arrivarci possiamo andare col drone medico, col drone ricognitore e per forza con la tuta bioexo. E con l'armatura hazmat. Quindi è molto difficile arrivare dall'altra parte. E faremo una base dall'altra parte? Chissà. Vedremo come funziona questa cosa. Ce la facciamo ad equipaggiare i nostri ragazzi, così vediamo chi andrà. Quindi The Rock può andare. Non possono andare i cani. E a sto punto portiamo i più in alto qua. Non porteremo Burro, perché è ancora ferito per un mese. E porteremo Matteo e a sto punto portiamo Soldato X a fare un giro, visto che è la sua dimensione, a quanto pare. Tu vieni da lì, soldato? Chi lo sa. Abbiamo abbastanza tute? Abbiamo due tute bioexo. Ne abbiamo una tuta hazmat. Aia 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 aia. Dovremmo andare solo con quattro persone. Riesco a comprare delle tute hazmat a livello velocissimo? Nascosto. Armatura hazmat. Quanto ci mettono ad arrivare? Ci mettono 24 ore. Ce la facciamo aspettare un giorno? Vedremo, lo scopriremo nel prossimo episodio. Io sono Ace the Brave, Namaste and be brave.